popolo blu cerchiato, è finita non benissimo, Roma-Sampdoria, peccato per l'esordio della Samp in pallanuoto, peccato perché comunque devo dire che non la facevo così interessante la pallanuoto, non l'ho mai seguita ma questo è già stato divertente. Complimenti a Vardi 03 per aver indovinato il risultato esatto, Roma 1 Samp 0, purtroppo abbiamo perso ma ragazzi... C'è poco da dire, abbiamo fatto forse due tiri in porta, è al limite dell'impossibile vincere partite così, ma insomma, sapevamo che giocare in casa della Roma sarebbe stato molto molto complicato. Personalmente vorrei comunque fare complimenti alla squadra in generale perché, ripeto, abbiamo perso 1-0 in casa di una Roma che sta giocando come non gioca da anni, cioè... Io non mi ricordo l'ultima volta che si vede la Roma nei pianeti della classifica in maniera così costante, quindi vuol dire che la Roma sta macinando. Piccola parentesi, io ogni volta che apro Instagram e vedo un post sulla Roma o su Dzeko, vedo i romanisti che continuano a insultare Dzeko, a criticarlo, a dirgli di andare a cagare, che è un giocatore scarso. Come si fa a dire che uno come Dzeko sia scarso? Spreca sempre mille occasioni, e beh, quell'attaccante non lo fa. Perché Quagliarella ha sempre fatto gol a ogni palla toccata. No. E allora? Ronaldo? No. E allora? Lukaku? No. E allora? Cioè non è che un attaccante... Il problema è che Dzeko da molti... Adesso che è capitano, è il capitano. Dopo Totti... Totti è inimitabile. Non ci sarà mai un Totti 2. Punto. Amici romanisti, io mi simpatizzo un po' per la Roma. Ho goduto come un cane quando la Roma ha battuto il Barcellona e l'ha eliminata dalla Champions. Al di là dell'odio per il Barcellona da buon blu cerchiato. Al di là di quello. Come si fa a dire che uno come Dzeko sia scarso? L'anno scorso, quando abbiamo giocato a luglio, 1-0 per noi, poi doppietta di Dzeko, 2-1 per la Roma. Ok. E quest'anno, oggi, uguale, 1-0 per Dzeko. Allora, al di là del campo difficile nel quale si giocava, c'è da dire che... Forse in un campo normale la Roma avrebbe vinto comunque, un po' prima, perché obiettivamente ci sono state delle complicazioni più per la Roma che da parte nostra. Per il resto, ragazzi, c'è relativamente poco da dire, ci abbiamo provato un po' nel finale, gli ultimi minuti a spingere in avanti, ma un po' timida offensivamente oggi la Samp. Mi è piaciucchiato Quagliarella perché comunque ci ha provato... Mi dispiace comunque che si faccia un po' fatica a trovare il gol. Mi è venuto da pensare per un attimo che, a parer mio, se avessimo avuto a disposizione Candreva, sarebbe stata tutta un'altra partita. Completamente, perché Candreva è un attaccante che può scattare velocità e spaccarti una partita come ha fatto con il Sassuolo. Oggi sarebbe stato quel giocatore da mettere in quel momento. Non c'è stato, purtroppo... Arbitrariamente parlando non ho visto grandi cavolate oggi a parte l'arbitro, a parte il giallo Iacto che l'ho trovato senza senso, però vabbè ragazzi, è andata così, era molto difficile pensare di fare dei punti a Roma contro questa Roma, ripeto, è una Roma che sta giocando bene, quindi cosa gli si può dire? Ah, piccola parentesi, e non c'è Zaniolo, che fa? Fa, quindi c'è poco da dire ragazzi, oggi è andata così, adesso testa la prossima partita, tra 3 giorni c'è l'Inter. Giusto, marchio di fabbrica mio, ma non può mancare. Siamo riusciti a perdere con la Roma dall'Inter, ce ne prendiamo 4 se va bene. Ma forse non c'è Luca, c'è Lautaro Martinez. Popolo blu cerchiato, iscrivetevi al canale YouTube, che bell'inizio di 2021, eh.